All'età di 12 anni, è stata costretta a sposare un mostro per saldare un debito familiare, straziante. È difficile credere che nel mondo moderno di oggi ci siano ancora luoghi in cui le donne non godono dei diritti fondamentali di nessun essere umano. Un tragico esempio di ciò è stata la storia di Aisha Mohammad Zayed, che divenne famosa dopo che nel 2010 la rivista Times ha condiviso le terribili esperienze che Aisha ha dovuto attraversare prima di poter riguadagnare la sua vita normale e come quelle esperienze hanno lasciato segni fisici e psicologici su di lei. Quando aveva appena 12 anni, suo padre le promise in sposa un soldato talebano per coprire i debiti che la famiglia aveva con i guerriglieri, a quanto pare. Questo era il modo per rimediare all'omicidio commesso da uno dei membri della famiglia. Sposata alla tenera età di 13 anni, Aisha ha subito gravi abusi, non solo da parte del marito che l'ha aggredita sessualmente, verbalmente e fisicamente, ma anche dalla sua famiglia, che ha pienamente concordato con la disciplina che lui l'uomo le impartiva costantemente, facendola dormire anche nelle stalle, essendo trattata peggio di una bestia per aratro e minacciata di violenza se avesse avuto il coraggio di lamentarsi. Nel disperato tentativo di fuggire, la giovane donna non ha esitato a cogliere la minima opportunità per allontanarsi dal marito, il che è stato un terribile errore da quando è stata catturata dalla polizia, che considerava il tentativo di fuga come una mancanza di rispetto per il marito. Tornarono rapidamente a casa in modo che il soldato potesse infliggere la punizione che tali atti di disgrazia meritavano. Detta punizione consisteva nel portarla sulle montagne dell'Afghanistan dove suo marito, suocero e altri tre parenti le mutilarono il viso, privandola totalmente del naso e delle orecchie, lasciandola poi abbandonata a morire per la perdita di sangue. In un'intervista, Aisha ricorda che al risveglio non poteva vedere a causa della quantità di sangue che le copriva il viso, tuttavia, è stata in grado di strisciare a casa dei nonni, dove suo padre è stato in grado di portarla in un'unità medica americana in modo che le sue ferite potessero essere curate. È stata poi portata di nascosto in un centro di accoglienza a Kabul, da dove è volata negli Stati Uniti grazie alla Grossman Burn Foundation per vivere con una famiglia ospitante mentre le sue ferite si rimarginavano. Suo padre ha cercato di annullare il matrimonio senza successo poiché le leggi sono abbastanza chiare, poiché le è stata data come pagamento per scagionare un crimine militare, il padre di Aisha avrebbe rinunciato a tutti i suoi diritti su di lei. La giovane non mostra alcun desiderio di continuare a seguire gli ordini di una società patriarcale e ha dichiarato in più occasioni di sperare di potersi costruire un futuro da sola. Speriamo che piano piano riesca a sanare le ferite psicologiche provocate da quei mostri e che riesca a forgiare un futuro radioso. Le donne non possono continuare a soffrire in questo modo. Diffondere questa notizia e parlare contro questi ripugnanti atti di abuso.